La chimera fra archeologia e modernità al centro del convegno alla Casa Bruschi di Arezzo, un'iniziativa ovviamente in collegamento con la mostra visitabile sino al 31 ottobre sempre alla Casa Museo, una chimera del Novecento, il leone di Monterosso di Arturo Martini. Questa serata che chiude un'iniziativa che ha portato ad Arezzo il leone di Monterosso di Arturo Martini, il quale racchiude in sé un arco di tempo che va dalle origini della sua ispirazione, cioè la chimera di Arezzo, fino al Novecento e la fortuna degli Etruschi. Quindi il tema è un tema molto ampio, di largo raggio, che ci fa meditare su come le opere antiche riescono a collegare pensieri sul presente e sulla contemporaneità. Che la chimera di Arezzo è un'opera fortemente identitaria per la comunità aretina, che ha avuto una interessante e importante storia antica e ha avuto un'altrettanto interessante storia dal momento della sua scoperta, nel 1553. Come dire, è stata aretina per circa 2000 anni e poi dal momento della sua scoperta, come noi sappiamo, è stata trasportata a Firenze e nonostante ciò, o forse proprio per questo, è rimasta molto radicata nel popolo aretino, che ne ha fatto, come dire, un emblema delle sue rivendicazioni di autonomia. Dunque al centro della conferenza il tema della chimera che attraversa trasversalmente centinaia di anni, dal tempo degli Etruschi sino al Novecento. Il significato della chimera è innanzitutto quello della grandissima riscoperta che gli archeologi, ma non soltanto gli archeologi, gli artisti, ma anche la popolazione comune fece nei confronti degli Etruschi, questo popolo che ancora appariva come misterioso, ma che fu oggetto di rinnovati studi, di rinnovate ricerche. E quindi la chimera rappresenta un apice all'interno di un vasto contesto di studi e riscoperte e di interessi che hanno sollecitato gli artisti.